L'idea di siamo tutti parenti. Quest'anno il tema del progetto Erasmus Arte per la Convivenza era il viaggio e il territorio nel quale la scuola fa riferimento, e il cuore pulsante del quartiere Aurora è Porta Palazzo. Porta Palazzo racchiude pezzi di mondo, e allora abbiamo pensato di fare un viaggio all'interno di Porta Palazzo per esplorare questo mondo. Arte per la Convivenza nasce dalla collaborazione di tre artisti muse, di Muse Torino: Sonia Lombard, che si è occupata delle musiche, Roberta Billet, che si è occupata dell'arte visiva e delle immagini che i bambini hanno dipinto, e Angelo Di Vito, che sono io, che mi sono occupato del laboratorio di teatro e della regia dello spettacolo. Noi abbiamo fatto una vera e propria indagine etnografica sul territorio, all'interno del mercato, con i bambini. I bambini hanno fatto le interviste alla gente del mercato, e le interviste sono diventate testo. Abbiamo raccolto i suoni del mercato, che con Sonia sono diventati la colonna sonora dello spettacolo, e le immagini dipinte dai bambini sono diventate la scenografia dello spettacolo. Quindi un lavoro, come dire, un ipertesto, un lavoro multimediale nel vero senso della parola, che ha ricreato, come dire, la dimensione comunitaria e sognante di questo mondo che è Porta Palazzo. Morti, ma non ho sempre gli occhi aperti.
perché non hanno le sopracciglia. Che ci racconta da Locri? Da Locri, la capitale della Calabria. Il mio viaggio è venuto in treno quando ancora si viaggiava con i pacchi di cartone.